Ragazzi, benvenuti in questo nuovo video che è un video haul di Shein. Questa volta vi faccio vedere i capi che ho acquistato, tutti indossati, perché mi sono resa conto che farveli vedere a mano, cioè senza indossarli, è un'altra cosa. Quindi ho deciso di farveli vedere indossati, così almeno avete un'idea più chiara. Vi lascio qui sotto tutti i link di riferimento per ogni singolo capo, se volete acquistarli anche voi. Io ho approfittato degli sconti che c'erano per il periodo natalizio, che mi pare che erano il 70-80%. Comunque sono stati dei prezzi molto bassi, come di solito sono bassi i prezzi di Shein. E niente, io vi lascio al video e ci vediamo dopo. Primo vestito che vi faccio vedere è questo qui. È un vestito, come vedete, in fantasia tartan, sui colori del rosso e del nero. Questo l'ho preso in vista del Natale, comunque del periodo natalizio, molto molto carino, manichine a tre quarti. C'è un mini 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 elastico in vita. Io ho preso una 50 e devo dire la verità, ci sto comoda, molto molto comoda e molto molto carino. Arriva sopra il ginocchio di lunghezza e niente, carinissimo. Next. Altro abitino pensato sempre per il periodo che sta arrivando delle feste è questo qui, anche questo è cortino come potete vedere ed è tutto rosa con i glitter, ha praticamente il filato quello metallico all'interno, molto molto carino, molto molto leggero con le manichine fatte in questo modo a palloncino, però solamente da questo punto in poi, quindi mi piacciono tantissimo. È un pochinino scollato, però o con sotto, diciamo come ho fatto io in questo momento, con una canottierina o con un toppino, oppure per chi è più audace e vuole far vedere un po' di seno, un po' di scollatura, lo può lasciare così. Molto molto carino, bellissimo, questo mi è piaciuto tantissimo. E di questo non mi ricordo se ho preso una XL o una 50, comunque vi lascio tutti i link qui sotto così almeno potete dare un'occhiata. Next. Terzo vestitino è questo, ho voluto azzardare con il leopardato, questo è leggerissimo ragazze, leggerissimo, quasi trasparente oserei dire, ha le manichine fatte così un po' a sbuffo con il polsino fatto così, con questa arricciatura sul polso, ha una arricciatura anche qui sulla vita che lo stringe leggermente e il collo, anche questo fatto con questo collettino qui a sbuffo, molto molto carino anche questo. Era tanto che volevo provare un vestito animalier e eccolo qui. Che ne dite? Anche questo link è qui sotto. Next. Questa è una maxi felpa, come potete vedere. Ora io ve la sto facendo vedere indossata come se fosse un vestito e è in questa fantasia militare con scritto California, molto molto larga. Calcolate che io ho preso una SM e mi sta gigante, ma è il modello proprio che deve stare così, però mi piace tantissimo. Questo con le calze coprenti e gli anfibi è fantastico come look. Molto molto carino, mi piace. E niente, semplicissima. Next. Ultimo capo di abbigliamento è questa felpa fatta in questo modo, dietro è nera e davanti è a righe. Questa riga qua argentata è tutta fatta di paillette e viene ripresa anche qui sulle maniche. Non è pesante perché non è foderata, ma è abbastanza calda, è una felpa da mettere con sotto una maglia. Mi piace, molto molto carina, mi piace. E approvatissima anche questa. Adesso passiamo agli accessori. Primo accessorio che vi faccio vedere è questa borsetta, è piccolina ragazzi, io pensavo che fosse più grande, in realtà è piccolina, con questa tracollina in color oro
E molto molto semplice, rossa, l'ho voluta prendere perché non ho una borsa rossa. E stesso modello ho preso questa, che invece è fatta in questa maniera, sempre con la tragollina, fatta in questa maniera qua, sul pitonato, sì, penso pitonato. Sono fatte bene, sono estremamente leggere, ovviamente non sono di pelle, ma sono di plastica, ragazzi. Però le ho prese per quelle occasioni, diciamo, un po' così leggere. Infine ho preso l'ultima, che è questa qua, che però mi dispiace che sia arrivata un po', come dire, vedete? Un po' rigata, però non è questo il problema. Mi piaceva tantissimo questa cosa, che sono tutte paillette sui toni del rosa, ed è fantastica, veramente fantastica, sbrilluccica da sola. E questa probabilmente la prenderà anche Aurora, gliela presterò volentieri ad Aurora anche per uscire, questa qui, anche questa con la sua relativa tracolla. E questi sono gli accessori che ho preso. Allora ragazze, questo era tutto quello che io ho acquistato su Shein. Vi ricordo che trovate tutti i capi, compresi gli accessori, giù nell'info box. Per ogni singolo capo ci sarà un singolo link, quindi state tranquille. E niente, fatemi sapere cosa ne pensate, fatemi sapere se vi piacciono, fatemi sapere se mi stanno bene, se non mi stanno bene, come è successo anche per altre volte per i capi che vi ho fatto vedere indossati. E vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutte!